Uè, negli ultimi giorni dello scorso anno ha fatto capolino nel mio feed una notizia su cui ho pensato che sarebbe stato interessante far qualche riflessione. Fedez contro Hermes Maiolica per la fake news sulla droga. Il rapper si costituisce parte civile e chiede 100.000 euro di risarcimento. Qualche lontana memoria cominciò a farsi largo nel mio retrocranio, ma poi, all'improvviso, qualcosa di terribile avvenì, qualcosa che bloccò il mio processo creativo e mi impedì di fare un video al riguardo. Non c'avevo voglia di fare un cazzo. Zero proprio. Però va che bel set che ho tirato su nel frattempo. Ma ora, con il nuovo anno, finalmente carico, sono pronto a ripartire alla grande, a fare le cose come al solito. In ritardo, giusto per non sfruttare l'onda e cavalcare l'attualità. Vai, vai così che quest'anno si svolta. Ma vediamo cos'è successo. In breve. Correva l'anno 2017. Trump si era appena insediato alla Casa Bianca. La regina Elisabetta festeggiava il 65esimo anno di regno e il Covid non era ancora stato inventato in laboratorio per controllarci tramite 5G e vaccini. In Italia, Fedez aveva già litigato con Gue Pequeno, Marrakesh e Selvaggia Lucarelli, ma non ancora con Rovazzi, Luis e nemmeno con J-Ax, assieme al quale cavalcava le classifiche italiane con l'album Comunisti col Rolex. Ma è proprio nei momenti di maggior luce che il male si annida nelle ombre per portare le tenebre dove c'è la pace. Entra in scena Hermes Maiolica, re della bufala italiana e personaggio simbolo della cultura della post-verità, oggi ex bufalaro ormai in pensione e presidente e fondatore del DETA, Dipartimento Europeo Tutela Androidi. Maiolica all'epoca era già abbastanza famoso in rete per aver fatto circolare alcune bufale diventate abbastanza rilevanti. Parlando di Volkswagen regalate, Putin che si impegnava a riportare i Marò in Italia e faide interne alla famiglia Renzi sul famoso referendum il cui fallimento portò l'allora presidente del Consiglio a dare le dimissioni. Ed è lo stesso Maiolica ad affermare in un'intervista di aver già ricevuto diverse diffide e presunte querele, senza però arrivare mai a pestare un merdone grande come l'iceberg che si troverà a dover affrontare con la vicenda Fedez. Bene, prima di cominciare, solita storia. Se vi piace il video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento, condividete il video. Che fatica ogni volta. 8 febbraio 2017, sul sito rollingstones.live fa capolino una notizia all'apparenza scioccante. J-Ax e Fedez arrestati con 28 grammi di cocaina nella macchina. Apparentemente qualche oscuro figuro decise di condividere lo sgoob in un fan club proprio di Fedez e J-Ax, salvo poi cancellare il post nel giro di qualche ora. Ma ormai era troppo tardi. Internet, si sa, è un buco nero che non dimentica nemmeno la più piccola particella di informazione tu decida di condividergli e sai che prima o poi ti verrà risputata dritta in faccia, ed è per questo che io ogni sera prima di andare a dormire prego San Gennaro affinché non rispunti quel video imbarazzante di quando ancora non avevo neanche un centimetro di grasso attorno al corpo e neanche un pelo in faccia, perché so che prima o poi apparirà e mi impedirà di conquistare la presidenza del Consiglio italiano. Ci vediamo tra 15 anni, perché io so che tu sei lì ad osservarmi come Cooper in Interstellar. Un occhio allenato si sarebbe accorto della firma presente alla fine dell'articolo, un lettore con molto tempo da perdere del fatto che si parli di carcere delle Novate di Piacenza, nonostante i fatti si sarebbero svolti in via Monte Napoleone a Milano, peraltro contraddicendo quanto scritto poco dopo in cui si parla di un'anonima rotonda inesistente in via Monte Napo, come noi wiki abituati a fare shopping da Louis Vuitton ben sappiamo. Infatti, l'articolo era in realtà un copia e incolla di un testo su un avvenimento in zona Piacenza. Fatto sta che parecchia gente ci credette, anche perché, a dirla tutta, a differenza dei vari articoli su Lercio e similari, qua c'è ben poco di esagerato. Voglio dire, è plausibile che avvenga un fatto simile. Ora non voglio dire che i rapper vadano in giro per Milano smerciando cocaina e guidando in modo spericolato, vi prego, non querelate anche me. Però, insomma, era tutto sommato credibile come notizia, anche perché era stato dato un contorno, diciamo, d'autore alla notizia. Era stato clonato il sito e anche plagiato l'indirizzo del Rolling Stone. In ogni caso, la notizia comunque non divenne poi così virale.
così come certificato dai miei sofisticatissimi meccanismi di analisi. Vedete? Lo SGUB fu pubblicato l'8 febbraio e di fatto si è sgonfiato in un paio di giorni. Probabilmente non divenne neanche virale la notizia di per sé, quanto invece la sua smentita. I Rolling Stones in persona decise di scendere in campo dedicando un articolo all'accaduto. Hindsight e GCOM 24 pubblicarono un articolo, ma sempre parlando di bufala. Quindi di fatto niente di che. Uno scherzo finito male, destinato a finire di lì a poco nei meandri del web. Se non fosse che qualche mese dopo Fedez e J-Ax decisero di denunciare per diffamazione Maiolica, riportando nuova linfa all'argomento, sul quale piombarono le Iene, la Rai, i quotidiani in generale, nonché io oggi. Ecco, io sono il king dei parassiti. Cosa successe quindi? In breve, Sanad, Vochad, Angelo Greco, perdonami se dico delle inesattezze. Maiolica si appellò al diritto di satira e la procura di Milano decise di archiviare il caso, poiché il reato è oggettivamente configurabile, ma il comportamento dell'indagato non è punibile penalmente, perché si colloca nel contesto della disinformazione che spesso caratterizza l'ambito delle notizie dedicate al cosiddetto gossip, con la spettacolarizzazione del pettegolezzo. Maiolica comunque decise di chiedere scusa. Oggi sono qui per chiedere perdono a Fedez. Per chiedergli scusa, io da anni ho fatto esperimenti sociali, ho lavorato nel mondo della satira, ma nel mio percorso ho fatto degli errori e uno è uno di questi. Fedez accettò le scuse, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ha! Vi piacerebbe? Fedez e J-Ax non accettarono e presentarono ricorso. Il ricorso venne accettato e così, passati 5 anni, si tornò in causa. Dopo 7 anni di udienze, a dicembre 2023, i rapper decisero di costituirsi parte civile chiedendo 100.000 euro di danni. 100.000 euro che di fatto l'imputato non ha, visto che è disoccupato. Tant'è che si è visto costretto a lanciare una raccolta fondi per le spese legate al processo e altri modi per grattare qualcosina dall'accaduto. Penso. Furbacchione. A sto punto fai una raccolta fondi vendendo panettoni. Ho sentito che funzionano bene ultimamente. Ora, più o meno questo è quel che è successo. Spero di non essermi dimenticato nulla. Vediamo di farci qualche riflessione sopra. Chiaramente non parlerò tanto del discorso causa quanto invece della parte di fake news. E mi domando, e vi domando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Qual è il limite? Quando è che una fake news diventa perseguibile? Quali sono le variabili da prendere in considerazione? Perché io non lo so, sono molto combattuto sinceramente. Intanto vi do 3 temi extra per le vostre riflessioni. 1. L'intento. Secondo me una variabile importante da prendere in considerazione è l'obiettivo che ha qualcuno quando decide di fabbricare e mettere in rete una fake news. La notizia falsa è fatta con dolo? Qualche mese fa il complottista Rosario Marcianò è stato condannato in via definitiva per aver diffuso falsità sul conto di Valeria Solesin, vittima dell'attentato al Bataclan che l'imputato affermava essere una messa in scena recitata da attori. Il mondo è bello perché è vario. In quel caso specifico l'autore aveva l'obiettivo di diffamare la famiglia, continuando a perseguitarla pubblicando continuamente dei post a riguardo, sostenendo che fosse tutto inventato e che lei fosse ancora viva. In questo caso specifico Maiolica non aveva alcun interesse a diffamare Fedez o J-Ax, né a guadagnarci su, visto che non ha neanche provato a monetizzare la cosa. 2. La forma. La satira, per essere tale, non deve dichiararsi, non deve esserci un cartello con scritto attenzione sto scherzando, però deve rispettare dei canoni, deve essere in qualche modo riconoscibile. Se prendo una pagina di Lercio, si capisce che è una parodia, è scritto in modo diverso rispetto a un giornale di cronaca, ha delle immagini grottesche, delle esagerazioni evidenti. Quelle di Maiolica, per la maggior parte, non erano interpretabili come satira, erano delle trollate fatte apposta per far abboccare lettori o giornalisti. E questa non fa differenza. Per quanto potesse essere nobile il suo scopo, lui diceva di voler combattere la disinformazione in questo modo, vi faccio questo parallelismo. Per me è un po' come Ultima Generazione. Cioè, ha un obiettivo che secondo me è giustissimo. Però è una battaglia anche giusta, ma combattuta con dei mezzi che fanno più danni che altro. 3.
il risultato. È ormai conclamato come la diffusione di fake news in rete abbia fatto nascere tantissime teorie complottiste e non. Ad esempio, le fake news hanno spostato gli equilibri in tantissime questioni politiche, come le elezioni di Trump o la Brexit. Vi lascio dei link per approfondire in descrizione. Anche Maiolica, nelle sue peripezie, potrebbe aver spostato qualcosa, ad esempio con il voto sul referendum di Renzi. Non so quanto abbia influito, ma potrebbe. In questo caso specifico, no. Nessuno crede che Fedez e J-Ax siano dei narcotrafficanti. Per cui se anche si volesse parlare di disinformazione non volontaria ma colposa, in questo caso non si può, non c'è stata. Al massimo si potrebbe parlare di tentata diffamazione. In conclusione, del caso in questione non so benissimo cosa pensare, perché Maiolica ha sicuramente sbagliato, non ci sono dubbi. Ha fatto una cosa che non faceva né ridere né serviva a niente. Ha rischiato di causare un danno serio a professionisti che dell'immagine fanno un proprio asset molto importante. Detto ciò, anche basta. Il danno non c'è stato, è chiaro a tutti che non era neanche stato fatto apposta per colpirli. Arrivati a un certo punto diventa accanimento, un po' Davide contro Golia, perché è chiaro che da una parte ci sia qualcuno che non ha alcun problema a portare avanti in parallelo 26.000 processi e dall'altro un metalmeccanico che ha smesso di fare quello che faceva da anni. A che pro continuare? Mi sembra, ed è solo la mia opinione, che sia un po' una vittima sacrificale, un po' un colpirne uno per educarne 100. Però insomma ci vorrebbe un po' più di umanità, perché è pur sempre una persona che ha sbagliato, ma una persona. Con questo non voglio dire che ci siano fake news di serie A e fake news di serie B. Per me è una notizia inventata, falsata e sempre sbagliata. Non mi sono mai piaciute le trollate, no? Quello che faceva il famoso Saulini o quello che faceva Maiolica. Anche se vabbè, mi sono recuperato un paio di video, nel senso, come persona Maiolica mi sembra assolutamente simpatico, in buona fede, anche se non lo conosco. Però penso che, per quanto ci piaccia categorizzare le persone in buoni e cattivi, non ci siano buoni e cattivi in questa storia. Non è cattivo Fedez, non è cattivo Maiolica, ma non sono cattivi neanche, generalmente parlando, i guru complottisti che condividono e creano le proprie fake news perché credono ciecamente in quello che decidono di credere. Ovviamente a parte casi particolari, penso che questo problema trascenda la persona singola, sia più un problema di sistema, di educazione. Vabbè, ho fatto una super cazzola, dai. Ad ogni modo spero che questo video vi abbia interessato e vi abbia portato a fare qualche elucubrazione sul tema delle fake news. Ditemi cosa ne pensate. Siete d'accordo con me? Volete crocifiggermi sul Golgota? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino qui e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!